Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi ci sono queste consegne. Allora, innanzitutto il solito discorso da fare, la solita cosa da fare è passare dalla banca. Questi sono i contanti, mi raccomando. Grazie. Poi ci sono i bonifici da fare e l'estratto conto. Altra priorità assoluta questa mattina è la liquidazione IVA del cliente numero 255, quindi questo è fondamentale. Dopodiché abbiamo da presentare il ricorso alla commissione tributaria di questo cliente qua, 3,75. E poi bisogna organizzare, abbiamo questa iniziativa, l'aggiornamento per la nuova normativa sulla tassazione sulla casa. Va bene. È tutto chiaro? Sì, grazie. Ok, allora a risentirci. Grazie, grazie, arrivederci. Sì, grazie. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Sì, sì, sì. Tu? Molto bene, grazie. Allora, oggi, mercoledì 6 novembre, come prima cosa bisogna andare in banca. Chi è che va? Io vado in banca. Ok, questo è il materiale da portare. Ok, faccio il versamento dei contanti, bonifico e poi chiedo l'estratto conto. Va benissimo. Come seconda cosa c'è da fare la liquidazione IVA del cliente numero 255. La faccio io. Sì. Aspetta il controllo solo un attimo. Sì, è il primo cliente della liquidazione IVA in questo periodo, quindi provvederò all'aggiornamento e al controllo del software. Poi terza cosa, bisogna provvedere al ricorso in commissione tributaria del cliente numero 375. Ma quando torno dalla banca potrei prepararlo io il modello. Perfetto. Imposto l'anagrafica, scrivo il motivo e gli estremi. Va benissimo. Allora, come ultima cosa, bisogna organizzare l'aggiornamento della nuova normativa sulla tassazione sulla casa. Lo faccio io. Inizierò a preparare la convocazione per l'aggiornamento del 5 dicembre, prenoterò la sala riunioni e aggiornerò l'elenco dei partecipanti. Perfetto, benissimo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao, sono Giulia. Avevo bisogno di prenotare la sala riunioni perché abbiamo un aggiornamento il 5 dicembre. Sarebbe disponibile? Perfetto, allora segnamelo pure per il 5 dicembre dalle 15 alle 18. Grazie mille, ciao!